della connessione tra la Sony ZV-E10 e il gimbal Zhiyun Crane M3. La Sony è stata equipaggiata con un cage della Small Rig e in questo momento monta un obiettivo della Viltrox, il 13 mm 1.4. Con questa configurazione riusciamo a bilanciare bene la macchina sul gimbal. Colleghiamo quindi con l'apposita slitta la macchina al gimbal. Allora accendiamo. A questo punto proviamo a collegare con il cavetto Type-C, USB Type-C, la macchina alla gimbal per vedere se riusciamo a comandare appunto le funzioni della nostra videocamera attraverso il gimbal. Come vediamo, Zhiyun fornisce assieme al gimbal i cavetti, in questo caso abbiamo un cavetto Type-C con Type-C per collegare la videocamera con il gimbal e provvediamo quindi al collegamento. Questa è la porta sul gimbal e di fianco abbiamo la porta qui, la vediamo sulla videocamera. Ecco fatto, abbiamo collegato in questo momento la nostra videocamera e l'accendiamo. Non dà nessun tipo di segnale. Adesso, se proviamo con il tasto meno del gimbal a azionare qualcosa, ad attivare, vediamo che non succede assolutamente nulla. E allora, visto che il collegamento tra il gimbal e la Sony ZV-E10 non è possibile né col cavetto né col Bluetooth, ho pensato di adoperare l'apposito comando della Sony, il GPVPT2BT, un nome assurdo, che come sappiamo è dotato anche di delle gambette che possono fungere da treppiede, e poi vedremo. E così allora proviamo a comandare adesso da remoto la videocamera e quindi premiamo il pulsante del movie ed ecco che, come possiamo vedere, il riquadro rosso attorno al nostro monitor ci dice che sta riprendendo, e adesso stacchiamo ed ecco che ha finito di riprendere. Possiamo anche attivare la zoomata, anche se questo obiettivo, devo dire, non è zoom, però sappiamo che la zoomata elettronica funziona. Come vediamo, sia dal cursore che dall'immagine, abbiamo zoomato. Riprendiamo, zoomiamo, quindi le funzioni di zoom e di ripresa sono attive con il telecomando. E allora ho pensato di sostituire il piccolo tripode che viene fornito con il gimbal attaccando a suo posto il telecomando della Sony, solo che voglio utilizzare, anziché avvitarlo, l'attacco della Falcam, il modello F38, che è un attacco rapido che consente di collegare le macchine fotografiche, gli altri apparati, sia al cavalletto sia a slider e così via, mediante l'attacco che vediamo qui, un attacco rapido che viene avvitato sotto, in questo caso, il gimbal, e che poi mi consentirà di
Sì, collegarlo rapidamente con il cavalletto della Sonia. Ecco, avvitiamo l'attacco rapido sotto il nostro gimbal, stringiamo bene, apriamo i piedi. Ecco che abbiamo collegato il crane con il telecomando della Sony. Volendo posso collegare il remote control anche alla vite laterale da un quarto di pollice che vediamo sul fianco del nostro gimbal, per poter avere una diversa e migliore presa e quindi una migliore equilibratura delle nostre riprese.